Bene, siamo alla spiegazione del gioco dei bulloni di ET. Lo spettatore in questo gioco sceglie un colore e la carta che sceglie te la mette così girata di dorso. Tu sei immediatamente in grado di sapere qual è la carta che ha scelto lo spettatore per il fatto che queste carte sono segnate. La carta rossa ha solamente una stella colorata di queste azzurre, mentre la carta arancione ne ha due, guarda, 1 e 2, e la carta arancione che raffigurerà il nostro bullone giallo, e la terza carta, quella verde, ne ha 3, 1, 2, 3. Ricordati la bandiera italiana che è rosso, bianco, verde, e andiamo a crescere. Rosso, 1, bianco che raffigura il nostro giallo al colore chiaro, 2, verde, 3, 1, 2, 3. Quindi con questo modo puoi memorizzare la carta che sceglierà lo spettatore. Sia da un verso che dall'altro andiamo 1, 2, 1, 2, 3. Mettiamo che in questo caso il nostro spettatore scelga il colore rosso. Prende il colore rosso, lo appoggia qua sul tavolo, le altre due carte le può anche nascondere. E la carta è così girata sul tavolo. Quindi lo spettatore non sa che tu sei già a conoscenza del colore che è stato scelto. Mostri i bulloni, fai vedere come abbiamo 1, 2, 3 bulloni, tutti quanti chiusi, che con questo pezzettino di plastica al centro raffigurano i nostri tre colori. Ora, il colore che è stato scelto, in questo caso il rosso, tu lo prendi e lo inserisci nella bottiglietta così, di testa. Quindi qui la parte con il bullone dove è avvitato va verso la mia destra, mentre così, di testa. Le altre due le metti al contrario. Quindi se abbiamo messo di testa il bullone rosso, le altre due possono essere anche queste strette. Ricorda di quando le stringi non stringere moltissimo, devono essere stretti ma senza forzare la parte, l'ultimo scatto. Quindi le altre due le metti 1 e 2. Quindi abbiamo la carta scelta rossa, le altre due carte, le altre due bulloni messi al contrario rispetto alla rossa. Chiudo. E solo a questo punto io rigiro la carta, quindi lo spettatore sa che solo a questo momento sono venuto a conoscenza che la carta scelta era il rosso, mentre in realtà io lo sapevo prima ancora di mettere i bulloni. A questo punto io giro. Se giro in senso orario, si svideranno i due bulloni, il verde e il giallo, mentre l'unico che rimarrà incastrato è il rosso, perché è stato messo al contrario. Se giro in verso antiorario succederà esattamente il contrario, l'unico che si sviderà sarà il rosso, mentre gli altri due rimangono incastrati. Vediamo, in questo caso giro in verso orario, quindi i bulloni sono stati messi, tu hai scelto il colore rosso, molto bene, guarda, basta semplicemente girare i bulloni al di sopra e dire colore rosso. E quello che abbiamo, a questo punto girando in questo modo abbiamo avuto la nostra magia, è quello che abbiamo, andiamo a controllare molto lentamente, è che il bullone rosso, quello che hai scelto te, è esattamente l'unico bullone che è rimasto così intatto, mentre gli altri due bulloni si sono liberati magicamente. Questa è la spiegazione del gioco dei bulloni di ET.